Su Radio ISAV tutti i lunedì alle 10.30 c'è Il Profeta, tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta. Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma partiamo subito, sì. Allora, noi ci eravamo lasciati con Grassadonia, come detto, e con due partite che dovevano essere affrontate, Cittadella Pescara e SPAL Pescara. C'è stato un risultato positivo contro il Cittadella, negativo contro la SPAL, e poi precedentemente comunque un inizio non male, perché c'era stato quindi anche il pareggio con il Lecce. Quindi un pareggio, una vittoria e poi una sconfitta. Partiamo dalla fine e poi ti lascio tutto lo spazio del tempo, Massimo. Contro la SPAL, il Pescara posso dire che è comunque una squadra che abbia una identità, anche se soffra molto ancora e totalmente il reparto d'attacco piuttosto impalpabile e o evanescente. Poi però ci sono anche degli atteggiamenti che andrebbero rivisti, come quello per esempio di Drudi, che se ci vogliamo salvare magari andrebbe evitato un certo tipo di comportamento. Com'è lo stato di salute quindi, al netto di tutto quello che ho appena detto, del Pescara Calcio? Ma guarda, io concordo con quello che hai detto, perché poi tra l'altro è quello che ho scritto io nell'immediato dopo partita, perché secondo me adesso la squadra ha una sua identità. Non che non l'avesse prima, non l'avesse trovata prima. Io faccio sempre, io devo dividere la stagione in tre parti. Purtroppo lo faccio, mi ripeto, non so, sarò tedioso, non lo so. Però comunque la verità è questa: nella prima parte del campionato la squadra non aveva gioco, non aveva identità, organizzazione, pur con tutte le criticità di cui abbiamo parlato, con dovizia di particolari. E poi è arrivato Breda, che invece ha ridato un'anima a questa squadra, 12 punti in 8 partite, poi un crollo inspiegabile. Adesso è arrivato Grassadonia, che secondo me ha ridato quell'identità che già aveva con Breda nella prima parte del suo mandato, con un minimo di palleggio in più sicuramente. Ecco, diciamo che la differenza sostanziale tra Breda e Grassadonia è che questa squadra palleggia un po' di più, però poi i problemi sono lì davanti, come dicevi poc'anzi. Davanti purtroppo è come battagliare, io uso sempre questa espressione per farmi capire molto bene, diciamo, da chi ci segue e all'ascolto, è come battagliare con una pistola d'acqua. In questo momento la realtà è questa, ci sono giocatori, il solo Odegaard mi pare sia all'altezza, nel senso che è un giocatore che comunque si sbatte, corre, lotta, ha anche buone qualità, probabilmente non sarà un grande bomber, però è anche molto giovane e comunque autore di un gol importante e prezioso come quello realizzato a Cittadella. Gli altri mi sembra che siano in difficoltà dal punto di vista però fisico, cioè io Giannetti non lo discuto come attaccante, però mi pare evidente, insomma, deve recuperare la migliore condizione, perché ha giocato poco, a Salerno ha fatto soltanto, poi c'è il vissuto dei calciatori che parla chiaro, non è che mi sto inventando, cioè questi sono dati e sono inconfutabili. A Salerno nella prima parte del campionato Giannetti, basta andare a fare una ricerca, non mi sto inventando nulla, ha giocato 128 minuti. Mi pare non per problemi di natura fisica, se non ricordo male, ma soprattutto per questioni tecniche, anche perché la Salernitana ha giocatori importanti come Tutino e Djuric, quindi Castori ha puntato soprattutto su questi due attaccanti. E quindi quando arrivi a Pescara, 128 minuti giocati, primo allenamento ti fai male, devi stare fuori. Tra l'altro lui conosceva molto bene Breda, perché grazie ai suoi 8 gol 2 anni fa il Livorno si è salvato, il Livorno di Breda, dove Breda ha fatto un miracolo, indubbiamente, quindi non ha potuto neanche dare una mano al suo vecchio allenatore, è arrivato Grassadonia e gioca da 3 partite, diciamo da titolare, uno spezzone in casa mi pare con il Lecce, sì, se non vado errato, però diciamo che Giannetti si vede che deve ancora recuperare il top della condizione, non è ancora al 100%, stessa cosa dicasi per Setter, e stiamo parlando di due attaccanti importanti, perché alla fine sono 3 gli attaccanti centrali, uno sta facendo il suo dovere però è molto giovane, gli altri 2 purtroppo li dobbiamo aspettare, e poi c'è Galano, anche Galano non mi pare che sia al top. Quindi sintetizzando, la squadra ha tanti problemi lì davanti, secondo me l'unica strada da perseguire quella già tracciata, cioè stare in partita fino alla fine, non subire gol e provare a vincere, perché purtroppo il Pescara ha troppi problemi e Grassadonia secondo me gli ha dato una grande mano, perché adesso mi sembra che ci sia proprio la squadra possa essere considerata tale, cioè mi pare una squadra compatta che corre, lotta, è determinata. Purtroppo non basta,
anche se ti devo dire, Emiliano, insomma, la situazione non mi sembra così drammatica, nel senso, è chiaro che per la salvezza diretta io credo che sia molto difficile in questo momento, no? Ci sono 4 punti ancora per quanto riguarda i play-out. Ecco, i play-out mi sembrano abbordabili, perché il Cosenza mi pare che, insomma, è come se ti stiano aspettando un po' tutti, no? Però adesso tu devi fare qualcosa in più. Devi fare qualcosa in più, anche perché c'hai 3 partite comunque alla portata, sulla carta sempre parlo, il Pordenone fuori che è in calo, poi giochi con l'Ascoli, e quella è una partita che non puoi fallire perché è uno scontro diretto, e poi vai a Vicenza prima dei 10 giorni, diciamo così, di sosta, perché poi il campionato riprenderà il 1° aprile, che è il giovedì santo, e poi si giocherà il lunedì di Pasqua, quindi poi ci saranno 10 giorni, diciamo, di sosta, quindi 3 partite secondo me fondamentali. Però secondo me, ecco, Grassadonia sta facendo un buonissimo lavoro, che ricalca per grandi linee quello che ha fatto Breda nella sua prima parte, ma con un minimo di palleggio in più. Ecco, voglio chiederti anche questo, non l'abbiamo mai fatto in realtà, noi non ci siamo mai appellati all'arbitraggio, ma insomma, come valuti? Poi lei ha anche scritto, insomma, l'arbitraggio di La Penna, se non sbaglio, qualcosina l'ha combinata, no? Possiamo una volta parlare dell'arbitraggio? Beh, diciamo che è chiaro che la partita con la Spal deve essere interpretata, cioè nel senso che non puoi parlare di una sconfitta. Cioè è chiaro che se tu perdi con la Spal ci può stare, perché la Spal è nettamente più forte, però per come è andata la partita, la partita è stata condizionata proprio dalla disastrosa gestione di La Penna di Roma 1, e poi è stata rovinata anche da Drudi, perché è chiaro che quando quando ti giochi la vita, Emiliano, io sinceramente non lo giustifico Drudi, perché è un giocatore esperto, tra l'altro un bravissimo ragazzo, grande professionista, però lì ha sbagliato, e non c'è niente di male, cioè dirlo non è un problema, cioè sbagliano tutti, bisogna dirlo, ha sbagliato anche lui, ha perso le staffe, ha perso il self-control, in quel momento è fondamentale, era già stato ammonito, ha boccato alla provocazione di Mora, che conosciamo benissimo, un giocatore che fa così, l'arbitro magari avrebbe potuto anche utilizzare una norma non scritta, il buon senso in quel momento, però purtroppo aveva già fatto il disastro col rigore assegnato, quindi quando c'è un arbitro del genere, tu giocatore non devi dare motivo ad un arbitro inadeguato, e quindi ecco perché Drudi ha maggiormente sbagliato, proprio perché si trovava di fronte a un arbitro inadeguato, è andata così, quindi è chiaro che questa partita è stata segnata da 2 episodi, e quindi anzi, ciò nonostante, secondo me il Pescara ha fatto una buonissima partita, perché comunque ha subito un paio di pericoli, ma neanche tanto, cioè voglio dire, Fiorillo non mi pare che abbia fatto grandi parate, è vero, tu hai fatto il solletico agli avversari, però sei stato in 10 per più di un tempo, quindi alla fine te la sei anche giocata, nel senso che in 10 comunque hai cercato di spaventare tra virgolette la Spal, la mandiamo in archivio questa partita, però io mi prendo il buono, il positivo, la prestazione che sicuramente mi fa sperare, ecco, mi fa sperare, peccato perché dovevi dare continuità dei risultati e per una serie di motivi non ci sei riuscito. Eh sì, questo è andata male anche per questo motivo, poi come dicevi tu, anche per un atteggiamento di Drudi, che insomma queste sono cose da evitare. Adesso ci vuole davvero sangue freddo, bisogna pensarci un po' di più, no? Perché se ci si vuole salvare, anche questi sono gli atteggiamenti da evitare per aiutare la squadra. Però ti ho visto questa volta, ti ho sentito questa volta molto più possibilista delle altre volte, quindi voglio dire, citando anche un film, Frankenstein Junior, si può fare? Ma secondo me si può fare, perché ti ripeto, le distanze sono rimaste inalterate dal quart'ultimo posto, è chiaro, stiamo parlando dei play-out, io non vado oltre perché in questo momento sarebbe follia parlare di salvezza diretta, però vedo una squadra che sta crescendo e soprattutto sta crescendo in autostima, ecco perché ti dicevo era importante dare continuità dei risultati, e sai, pareggiare, anche il pareggio, voglio dire, il pareggio non è che avrebbe cambiato granché la classifica, però comunque significava dare continuità, quindi aumentare l'autostima soprattutto, no? Il morale del gruppo, però credo che non sia stato minimamente intaccato il morale, perché alla fine poi i giocatori sono intelligenti, lo stesso Grassadonia, ti devo dire, mi piace molto, io lo conoscevo poco, lo conoscevo più come ex calciatore, lo avevo un po' visto come allenatore, ma a distanza,
non mi era mai dispiaciuto, devo dire, adesso conoscendolo un po' più da vicino, cioè sentendolo, confrontandomi in conferenza stampa, devo dire che è una persona molto determinata, secondo me, e poi è riuscito a creare una grande empatia con il gruppo, la famosa empatia che poi è fondamentale. Ha un carattere completamente diverso da Breda, evidentemente Breda non aveva quel polso che serviva in uno spogliatoio del genere, invece Grassadonia credo che abbia messo molte cose in chiaro anche con il gruppo, e lo si vede anche dalle scelte, quindi io sono fiducioso per questo, perché la squadra comunque è in crescita. È chiaro che si spera sempre che gli attaccanti facciano qualcosa in più, perché Emiliano, le partite le vinci solo segnando, cioè non è che si sono altre. L'attacco del Pescara purtroppo è quello che sappiamo al momento, al momento poi. Sì, no, ma infatti, ma è solo una questione di, diciamo, di condizione fisica, secondo me. Però purtroppo bisogna che crescano di condizione questi attaccanti, perché sono poi fondamentali. Cioè Galano, che l'anno scorso ha fatto 14 gol, Galano è un giocatore importante, però l'ho visto spento, è vero, non ha giocato le ultime, è stato utilizzato per pochi minuti, per carità, però non l'ho visto acceso come il Galano che conosciamo. Ecco, noi dobbiamo ritrovare questi giocatori, altrimenti si fa dura. Perché non è che puoi sempre confidare sull'organizzazione per non subire gol, cioè poi alla fine lo devi fare il gol. Io quando dico devi rimanere in partita sino alla fine, non subire gol e provare a vincere, perché il Pescara ha tante criticità quest'anno. Il Pescara, se subisce gol come è successo con la Spal, lascia perdere che poi sei rimasto in 10, ma è già accaduto in altre circostanze nel primo tempo, se subisce gol fa una fatica immane a rifarlo. Ecco perché dico devi stare in partita e poi provare a vincere, almeno in questo momento non ci sono altri atteggiamenti tattici. Cioè io ascolto gente che dice dobbiamo andare all'attacco, allora se noi pensiamo, per carità, sono tutte opinioni rispettabilissime, io non voglio dire che c'ho la verità in tasca, perché questo è importante ribadirlo, però io penso che con questa squadra, se tu ti alzi un po', hai un atteggiamento un po' più spregiudicato, ti magari prendi tsunami. Prendi 2-3 gol subito, esatto, e poi è finito. Esatto. Diventa uno tsunami e vieni travolto. Con la squadra che al momento ha sempre quelle criticità in fase difensiva, o meglio ancora, posso permettermi di dire che quando la palla arriva dietro si rischia sempre un po', si è sempre un po' sul chi va là, no? Perché rischia certo, a Pescara. Certo. Ma ti faccio una domanda secca per chiudere, Massimo, e ti ringrazio davvero per essere stato come sempre con noi, preciso e puntuale ogni lunedì. 3 partite, Pordenone, Ascoli, Vicenza, 6 punti in 3 partite si può fare almeno? O si deve fare almeno? Ecco, per esempio, queste 3 partite sono fondamentali. È chiaro che adesso, per esempio, con l'Ascoli è normale, no, qualcuno potrebbe dire, però Massimo, tu non è che puoi giocare con l'Ascoli aspettando. È vero, cioè tu con l'Ascoli hai la possibilità, è una partita intanto che non devi perdere. Cioè questo va detto e ribadito più volte, cioè non è che con l'Ascoli vai a giocare la partita, devi giocare la partita della vita sicuramente, ma non è che fai una partita all'attacco dal primo all'ultimo minuto, devi essere sempre intelligente, perché se perdi la partita con l'Ascoli sei già retrocesso. Cioè questo, poi bisogna sempre considerare tante cose, quindi è chiaro che Pordenone, Ascoli e Vicenza, come dici tu, sono partite sulla carta alla portata, te le puoi giocare in maniera diversa, però dipende sempre da come ci arrivi. Per esempio il Pordenone, io sono, diciamo, moderatamente fiducioso, perché poi ogni partita fa storia a sé, anche se il Pordenone ha creato problemi al Monza, io mi sono visto tutta la partita, anche lì hanno invocato un rigore che non è stato concesso dall'arbitro a Battista Di Molfetta sull'1-0 per il Monza. Il Pordenone ha messo in difficoltà il Monza, poi ha perso 2-0 perché in questo momento il Pordenone è palesemente inferiore al Monza, come lo è il Pescara, per dire, che il Monza è una grande squadra che dovrebbe, anzi ne ha 2 di squadre, Brocchi se non 3, eppure è ancora secondo in classifica alle spalle dell'Empoli. Però detto questo, il Pordenone attraversa una crisi evidente e certificata dai risultati, che sono stati magri nell'ultimo periodo, soltanto un punto nelle ultime 5 partite e soltanto un gol fatto in questo lasso di tempo, quindi si affronteranno 2 squadre che hanno grandi problemi in attacco. Il Pordenone si è privato di Dio a gennaio, nella sessione invernale, e lo ha dato al Monza, e tra l'altro Dio, per il quale aveva speso 2 milioni e mezzo di euro per averlo, quindi insomma ha fatto un'operazione un po' strana, prendi Dio, poi dopo lo vendi, evidentemente ci sono problemi
di natura economica devo arguire, però ecco, il Pordenone ha delle difficoltà lì davanti come il Pescara. È vero che c'erano tanti assenti nell'ultima partita, però secondo me questa è una partita che il Pescara può andare a giocare con un altro spirito, perché se tu voglio dire riesci a battere il Cittadella, allora il Cittadella è una squadra, tutti quanti hanno detto una squadraccia come gioca a calcio, sì, però il Cittadella poi è andato a pareggiare a Empoli. Cioè, la vittoria di Cittadella deve essere rivalutata alla grande, perché ho sentito qualcuno che diceva ma il Cittadella che squadra è? Ragazzi, il Cittadella arriva sempre, perché lì c'è un'organizzazione, non c'è una grande squadra, ma c'è un'organizzazione e c'è una programmazione. Quindi io direi che questo è un periodo, secondo me questo è un periodo importante, però ci devi arrivare al meglio delle tue potenzialità, Emiliano, perché è chiaro che se tu non hai l'apporto degli attaccanti dovresti trovare anche per me qualche gol su palla inattiva che ti manca, perché anche quella è una risorsa. Cioè, quando non ci arrivi con gli attaccanti, studiare qualche soluzione in più anche sulle palle inattive. È chiaro che Grassadonia fa l'allenatore e quindi ci starà pensando sicuramente molto più del sottoscritto, però è normale che tu debba trovare qualche soluzione in più, altrimenti si fa dura. Il Pescara deve vincere più partite possibile, questo diciamo possibile, e questo diciamo è scontato, cioè, voglio dire, lo sanno tutti. Però arriva il momento veramente, secondo me questo è il momento decisivo del campionato, cioè queste tre partite ti faranno capire quale sarà il tuo destino, secondo me. Sperando che ad Ascoli non ci sia un risultato nefasto, come detto tu. No, vabbè, con l'Ascoli giochi in casa. No, però con l'Ascoli giochi in casa, quindi sì. Voglio dire, c'è Pordenone fuori, Ascoli in casa e Vicenza in trasferta. Sì. Quindi è chiaro, a parte che casa o fuori in questo momento... Voglio dire, cioè non c'è questa differenza, anche perché non Cittadella c'è pubblico, il risultato è... No, ma poi non c'è pubblico, quindi alla fine sì, casa fuori, cioè, quindi alla fine secondo me non incide, anzi secondo me non influisce minimamente. Però voglio dire, sono tre partite, ecco, adesso arrivi a giocarti tre partite, perché adesso tu hai fatto quattro partite contro squadre importanti del campionato e te la sei cavata egregiamente, secondo me. Cioè, da quando è arrivato Grassadonia tu hai fatto praticamente 5 punti, se non vado errato, io non ero bravo in aritmetica, mi sembra 5 sì, punti, perché due pareggi. Esatto, due pareggi, ecco, due pareggi, una vittoria e una sconfitta, però affrontando squadre, diciamo, di blasone, ma di ottima levatura, no? Le squadre di alta classifica, quindi te la sei cavata bene. Purtroppo l'arbitraggio non ha riso i colori biancazzurri, mettiamola così, nell'ultima partita. Adesso ci sono tre partite alla portata e quindi non le puoi sbagliare. Non le puoi sbagliare, non significa che devi fare 9 punti, però come dici tu, se riuscissi a fare 6 punti in tre partite, insomma, non sarebbe male. E noi lo speriamo vivamente. Massimo, ti ringrazio davvero per essere stato come sempre grazie con noi. Grazie a voi, sempre ciao, un piacere. Grazie. Su Radio ISAV, tutti i lunedì alle 10.30 c'è Il Profeta. Tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta.